Gold League, la settimana è la numero 6, Partizan Belgrado e Ziros si affrontano invece, vediamo un po' per quale giornata, non sono ancora pronto, mi dovete scusare. È la sesta, quindi... Sì, perché una settimana è stata rinviata per il Napoli, sesta giornata, sesta settimana, Gold League, il Partizan Belgrado di Mattia Linoro, che possiamo dire fino a questo momento ha steccato una partita, quella contro il Lipsia, perdendo 2-0. In gold oggi è caduta la capolista Crystal Palace, allora il Partizan proverà ad agganciarla in classifica, perché il Partizan ha 9 punti in 4 partite, una sola sconfitta, poi sono arrivate tutte vittorie. I Zeros invece hanno 4 punti in 4 partite. Occhio alla banda di Alinoro, che oggi può arrivare in testa alla classifica in attesa poi dello scontro diretto proprio contro il Crystal Palace. Ha vinto la Gucci Gang sull'Italia, si porta a 10 punti, scavalcando in questo momento il Partizan. Non so il risultato invece del Nottingham Forest. Il Chelsea ha sicuramente vinto contro i Capros, quindi Chelsea a 6 punti, i Capros rimangono a 6 e vengono agganciati proprio dal Chelsea. Il Lipsia è stato sconfitto dal Nottingham Forest, il Nottingham sale anche loro a 9 punti, quindi questo è il quadro della Gold League. Luca Lecce ritorna alla corte di Marco Palumba, perché ha ceduto il Chelsea a Biancardi, che oggi ha vinto tra l'altro contro i Capros sonoramente anche. Buono, 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 buon lavoro ragazzi, buon lavoro. Allora andiamo. Intanto ha segnato l'Hiroshima San Frecce contro la formazione del Napoli in Star League. Oggi la formazione dei Cafeteros ha dato 10 gol all'Etta Vernello. Risultato clamoroso, 10-0. I Zero si presentano con Peppe Nacci tra i pali, di Stasio Cavaliere, Palumba a destra, c'è Izzo a centrocampo con Di Lorenzo e Lecce alle spalle di Elefante. Partizan con Catalano, Sasso ai lati, vediamo un po', c'è Stefano, nuovo acquisto a destra lì, e Stefano Angiolini. A sinistra Famà, centrocampo con vertice basso Romeo, Allinoro, Calendo le mezzali. Manna, il gioiello del Partizan quest'anno, lì davanti. Eccolo qua, capitano Allinoro, scende anche Famà. Perde il pallone Allinoro, occhio Elefante. Chiude Angiolini, Catalano. Finta, attenzione! Poi col sinistro, tacco di Allinoro. Romeo, Manna, Di Lorenzo, porta il pallone, arriva Manna, glielo sradica dei piedi, va ad allargare il gioco, Allinoro allarga, allarga. Ma hai bevuto? Metti le mani a cesto. Siamo alle spalle di Catalano, c'è un pallone degli Zeros, contatto, punizione, se l'è preso? Se l'è preso Famà, si gioca! E allora va Lecce, fuori. Va, gioca col destro, colpisce Lecce, quasi tira a bersaglio, non è lo stesso sport dello Sbordone League. Allora si riparte con Allinoro. Intanto abbiamo uno Iommelli in difficoltà a chiedere un drummino. Sono almeno 7 minuti e 25 secondi, ora 26 secondi più 7 minuti. C'è un fallo perché rotola a terra Calendo. Va Romeo. È gol? Sasso. Vediamo un po'. Va Romeo, tutto fermo. Allora seconda chance per Romeo, la prima aveva parato Nacci, vediamo la seconda. Va Romeo a sotterra, Murato, Chiallinoro, carica lui il destro, Murato da Izzo.
Romeo, palla dentro. Calendo prende posizione un po' defilato. Tapin di Manna, fondo. Gioca il pallone a Di Lorenzo. Nacci, lungo, fischi per Nacci. E allora, rimessa per Stefano Angiolini. No, qui sono del Partizan che sul lato difensivo ha ruotato parecchio. Mano di Famà, cestina il pallone nell'altro campo. Io lo punirei a andarlo a prendere. Prova Izzo. Izzo dentro Catalano, smanaccia. Lecce lascia l'incarico con le mani a Liccardo. Vediamo se fa una capriola mentre batte. No, palomba destro alta. Occhio al pallone verso Calendo al volo. Alta. Conquista il pallone e spalla alla porta. Ci sono due avversari più un altro in zona, quindi sono tre. Izzo. Arriva Manna. Sempre 0-0 il parziale tra Partizan e Ziros. Col Partizan che ha nel mirino il Crystal Palace, la vetta della classifica della Gold. Gli Ziros tornare in zona Champions, anzi arrivarci per una volta. Corner Partizan. Saltano tutti, Romeo si coordina, non trova l'impatto col pallone. Alta per Sasso, anzi Manna. Nacci sul pallone. Dio, non lo so. Non ti raccomando. Come secondo pilota, l'aspetto del pallone giocando con i polli di cazzo. Che sono i polli? Dai, Carlo, non fare lo strumento. Romeo allarga Linoro dentro di prima. Palomba chiude la diagonale. Cerca un lancio avanti dove non c'è nessuno. La panchina. È partito Calendo che sterza col tacco. Dicevamo della difesa del Partizan. Ormai Silvio Marigliano non vede più la squadra un bel po'. Lì sulla destra sono alternati un po' Trosino, un po'. A volte anche Calendo se non erro. Ovviamente assente Armando per il Partizan Castrovinci. Oggi ovviamente sostituito da Angiolini che ora va con le mani. Palla dentro, salta Manna. Attacco di palomba, Nacci sul pallone. Poi alla... Attenzione perché vuole la porta Nacci. Allinoro. Se ne va. Poi cede il pallone a Calendo. Crossa male. Si va in verticale la chiusura. Su Angiolini. Rimessa per lui e il Partizan. Romeo cambia. Vediamo un po' se ci arriva Angiolini. Anzi Calendo. Cavaliere forse l'ha toccata. Fondo. Nacci lunga, Famà concede la rimessa, batte palomba, sceglie Izzo, palleggia Izzo poi della storia, palla per l'imbucata di Lorenzo, riparte Liccardo, occhio che ha uno sprint incredibile, gran palla. C'è Romeo, aggancio non riuscito da Calendo, Cavaliere mette fuori, palla dentro che scorre, 1-2 di Lorenzo Izzo, palla che torna alle parti di Guido Cavaliere che andrà con le mani, c'è un altro cambio, siamo al 21esimo, sale in cielo di Lorenzo per raccogliere questo pallone e poi lo regala a Romeo, a tenaglia in due, Romeo passa su due, tacco, non, anzi perde l'orientamento, palla in verticale di Izzo, recuperato da Angiolini, poi Calendo, mette ordine e Angiolini va da Linoro, corto lungo a Linoro, fa salire Calendo che va alle spalle di Cavaliere, tocco dietro, Romeo calcia male, fallo di Manna, vuole il lancio lungo Peppe Nacci, eccolo, salta Riccardo, palla che passa. Tacco, Manna cerca ma non trova un compagno. Parte un buon lancio. Triangolo con Allinoro Manna. Scende il capitano del Partizan. Gran chiusura di Di Lorenzo. Che va di piatto, sempre 0-0. Famà. Ancora per Allinoro. Palomba. Mette fuori. Calendo, Allinoro. Vai giù, vai giù.
resiste, tacco dentro, palla che passa, Manna. Dai, cerca spazio, non lo trova, si appoggia a Sasso che lascia a Catalano. Pressa Elefante il portiere del Partizan, parte un buon lancio, Manna di petto, sponda per Romeo, di prima di là, non arriva Galindo. Izzo, passa su tutti Angiolini, sfonda ancora, fondo, anzi rimessa. Palla dietro, occhio ad Allinoro, c'è un buco degli Ziros, Manna sbaglia, c'era Allinoro tutto solo. Palomba, chiude Fama, le mani, vada Elefante, prova a girarsi sul sinistro, Sasso, ruba, Fama, Allinoro un po' stanco. Primo tempo 0-0. Un bel calcio però, Carlo. Secondo te, riprendiamo da Antonio? Comincia la ripresa, subito in verticale, Palomba, fondo, non arriva, sempre 0-0 il parziale. Il Partizan ha questa chance stasera, tornare in vetta alla Gold con parità di punti e partite al Crystal, uno scontro diretto da giocare prossimamente. Ovviamente di fronte però hanno degli Ziros che sono rinati difensivamente con la presenza di Nacci anche nell'ultima partita giocata. La settimana scorsa, anzi due settimane fa, scorsa, ha giocato il Napoli. Va bene. Dove ieri Ziros hanno battuto 1-0 il Mignottingham Forest. Palla dentro di Palomba. Elefante. Sasso non perfetto. Elefante. Salva Catalano. Poi con le mani avanti. C'è Manna contro due, Manna lascia scorrere, Manna sterza, cerca il tocco dietro, provano a risalire quelli degli Ziros in maglia bianca, Fama, spazza via. E allora, mentre il San Frecce sta collezionando gol di classe contro il Napoli sull'altro campo, qui siamo 0-0, c'è uno Stefano Calendo che ha disapprovato il fatto che stavamo guardando il gol di fronte. Un po' Izzo mette un po' d'ordine, va da Lecce che ha un controllo difettoso, Romeo mette il colpo avanti, cerca col destro qualcosa di Lorenzo, cerca il destro largo, Manna cerca la palla verso Angiolini, crossa Calendo, Palomba, così e così Manna, Nacci vola, Nacci con le mani, salta Angiolini, poi Calendo, fallo quasi Cavaliere. L'ho preparato uno schema? Vediamo un po'. Vallinoro. È uno schema che però non riesce. Bello, peccato, raga, bellissimo. Il commento di Roma è fantastico. Si gioca sulla destra con Di Lorenzo, che fa partire un tiro. Occhio a Catalano in due tempi. Va con la mano destra, Palomba, di testa. Elefante, prova a saltare Angiolini, molto molto educato Angiolini lì sulla destra, ha sbagliato forse quasi nulla. Di Lorenzo, Romeo recupera, parte un 3 contro 4, Romeo va da Manna, Palomba prova l'anticipo, lo manca, Allinoro dentro, Lecce in posizione difensiva, va a recuperare il pallone, Allinoro col tacco, Palomba si gioca qui in mezzo da un po', Palomba ringhia su Manna. Arriva Riccardo col tacco, Palomba scivolata, non ci si muove da quella zona di campo, il centrocampo. E allora Sasso va da Catalano. Furiata lì in mezzo, ora Allinoro, Pennella, Manna, Palomba, due volte, sta arrivando Angiolini, Lecce avanti, buca il pallone Elefante, Catalano. Elefante non trova un compagno, Palomba carica i suoi, Angiolini salta, Manna prova la sponda verso Calendo, Izzo scivolate Allinoro, rimessa a Ziros, Cavaliere dentro, Romeo allontana, Calendo
pazza Catalano. Ancora Romeo. Pallinolo, controlla la sfera, va in verticale. Occhio a Caliendo, quel pallone cosa ha fatto, Nacci? Cavaliere, Elefante, 6-0, intanto San Frecce sul Napoli. Sinistro di Elefante, Catalano, smanaccia, Famà, se ne va, lancia Manna, che velocissimo. Palomba fatica a tenerlo, la rimessa è per Manna. Salgono i ragazzi del Partizan. Caliendo vuole il pallone, palla per Romeo, fuori di nulla. Sempre 0-0, Cavaliere. Murato da Caliendo. Calcio d'angolo, va Liccardo, rasoterra a Linoro. Stoppa e va. Avanti, buca il pallone Palomba. Manna, il taglio di Romeo. Palla che arriva a Lecce. Anticipato Elefante, Angiolini parte a testa bassa, allarga ancora male. Cavaliere, salta Romeo. Pistacchio attende questo pallone. Controlla e spazza via. Liccardo addomestica. Occhio a questo recupero. Sale Romeo. Manna non passa. Ancora Romeo. Manna, piedone di Liccardo. Allinoro, palla che passa. Di Stasio col petto. In angolo. Gioca quando vuoi, Matti. Allinoro, parte il cross. Secondo palo Angiolini. Vicino a lui. Colpo di testa, palla per... Non vedo. Man, Romeo, dietro c'è un fallo. Lecce, può andare. Lecce, Lecce, attenzione. Lecce dentro, Famà. Ancora Lecce, altra chance. Sbaglia, arriva Liccardo, rinvio di Famà. Occhio al Partizan lì dietro. Di Stasio, lotta ma passa. Poi va da Palomba. Lecce. Catalano palleggia. Blocca questo pallone. Palomba di testa. Famà. L'acrobazia. Palomba anche. Pallonetto dentro. Catalano blocca. Prende la mira Catalano. Gioca un pallone alto. Angelo. Manna, zona tiro e la palla, non ci credo. Caliendo sul fondo. Il rinvio di Nacci, zona Liccardo. Non so quanto manca alla fine, ma sempre 0-0 il parziale. Tacco, aia, schioppa, questa era brutta. Ancora 1-2, Manna Romeo, arriva il pallone a Caliendo, poi Romeo arma il destro nel suo piede. Mamma, il Genoa non c'è ancora, sai? Nessuno. Ma li chiamati? Ah, il Milan. Avete chiamato? Il Milan. Avete chiamati? No. Oh, ma si devi chiamare. Il Milan, il Milan, il Milan. Destro di Allinoro. Lancia Nacci. Si abbassa schioppa. Allinoro. Dentro per Manna. Prova lui. Deviato. Nacci. Sempre 0-0. Romeo, qui sbaglia Izzo, si appende ma passa Romeo. Romeo 4-3, Manna finta, dentro Romeo, salva Cavaliere. Allinoro, è un assedio del Partizan, è un assedio alla testa della classifica della Gold. Rimessa per Caliendo, non ci muoviamo dall'area. Invece Baste... Angiolini, occhio ai centimetri di Sasso. Palla dentro. Salta Sasso. Izzo rinvia. Caliendo allarga male. Invece Angiolini era un pallone in controtempo. Caliendo passa. Cerca Manna di prima. Non c'è il compagno però a ricevere. Angiolini
in avanti Di Lorenzo. Riccardo si allarga, si butta avanti, chiude Fama. Palumba, sì sì lo so, palla dentro, non arriva. Occhio alla ripartenza, Manna punta l'uomo, Manna dentro per Romeo, mette il piedino di Stasio. Palla che era uscita forse con le mani, Catalano, palla dentro, Fama l'aggancia, poi però perde l'attimo. Fama, Romeo, palla dentro, Manna, sponda, Mattia, Allinoro, palo, la vetta non è ancora presa. Sembra una partita dannatamente stregata per i ragazzi in maglia nera, che comunque hanno collezionato diverse giocate offensive senza però trovare la rete. Qua c'è un fallo di Lecce. Sasso, attenzione, giallo per Di Lorenzo che non ha comunque rispettato la distanza minima per la battuta di una punizione. Scaraventa un pallone nel mezzo, colpo di testa, Nacci, siamo sempre 0-0. Cavaliere, Riccardo, anzi Izzo, che rischia, fallo di Calendo. Il lancio di Izzo, Palomba, posizione buona, finta di Palomba, occhio ai colpi di scena Di Lorenzo, finta il destro, poi lo prova alta. Le fa male. Gioca il pallone a Manna. L'ultima partita, Carmine, te l'ha dato il foglio. A me no, da parte. Il 10-0 della di Cafeteros. Aspetta ora, Calendo. Close di 3. Palla per Allinoro, in aria. Allinoro, Nacci. Calendo sul fondo. Alla fine più due minuti dell'eventuale recupero, Lecce buca fondo. Allinoro sul colpo di testa di Angiolini, va di là Izzo, ruba, punta Romeo, poi Di Lorenzo, Sasso mette il corpo avanti, subisce un fallo, si continua con una rimessa. Battuta la rimessa Romeo. Tacco di Lorenzo. Allinoro alza un campanile. Sta saltando, occhio all'inserimento di Calendo. Nacci. Allinoro, Romeo, prende la mira. Dentro, velo, Manna, destro, Nacci. E poi occhio al contropiede. No, Angiolini. Rischia, perde un brutto pallone. Riccardo lo salta. Di Lorenzo, Riccardo. Prova lui, sbaglia tutto. Calendo, Manna, contro tre, c'è Allinoro largo, riceve la sfera il capitano del Partizan, prova col destro a giro. 120 secondi alla fine del match sono quelli di recupero, di Lorenzo dentro per Palomba, prova qualcosa. La lunga, Manna non riesce ad agganciare un pallone in mezzo ad avversari. E allora Peppe Nacci va con le mani, allarga il gioco verso Cavaliere, che scivolata cerca, Elefante non lo trova, Allinoro, Guizzo. Sasso copre bene il campo il Partizan evitando contropiedi avversari. Allinoro prova l'1-2. Ancora si chiude lì in mezzo. Non si passa. Poi Elefante si strappa. No, sì. 60 secondi rimanenti. Calendo deve uscire per un crampo al polpaccio. Il tacco di Allinoro. Manna che lotta contro Palomba. Palomba? Arriva Romeo. Finta. Romeo, 4 su di lui. Angolo, tiro deviato. L'ultima per me. No, mancano 40 secondi alla fine del match. Batte Allinoro. Occhio ai centimetri di Sasso, di Manna. Nacci altissimo, si è fatto male.
30 alla fine. Palla larga, Cavaliere, prova a scendere. Diventa un tiro quello che probabilmente voleva mettere in mezzo. 0-0. Non arriva l'aggancio al Crystal da parte del Partizan. Un punto sui 0-0. Termina 0-0, una battaglia, una vera e propria battaglia quella tra Giros e Partizan. Iniziamo prima da Di Stasio, per voi è un punto sì, guadagnato. Noi, esatto, la battaglia è soprattutto difensiva per noi, quindi fase difensiva ci è andata bene questo con Nacci, punto. Due partite, zero gol. Nacci, grande portiere che ci ha dato una grande mano, in difesa siamo solidi, però dobbiamo migliorare centrocampo e attacco che siamo stati un po'... Con lui sono arrivati 3 punti col Mignottingham e un punto prezioso contro il Partizan che è una grande, quindi con Nacci... E la fase difensiva che è ok, bisogna solo segnare. Migliorare, esatto, lì avanti. Va bene, allora complimenti alla prestazione di Grazie. Di Stasio e come al solito di Peppe Nacci che è qua. Ciao Peppe, straordinario, 7 in pagella. È il più forte. Per lui, Manna, oggi è mancato il gol. Mancato solo il gol. Però la bene. Prestazione ottima, difesa alta, si recupera palla quando la si perde. Questo Partizan è veramente una grande la gol da questo punto. Peccato, peccato per... Peccato che ci è mancato quel gol, l'abbiamo cagato molto. Ma si rimane a meno 2. Parlo di Allinoro. Si rimane a meno 2, ma. Con lo scontro diretto. Con lo scontro diretto. Da giocare. E ce lo giocheremo al meglio. Speriamo di fare qualche gol almeno lo scontro diretto. Complimenti a Manna. Volete ancora me in regia o no. Porto Peste? No, diciamo che tutte le volte che sei venuto tu. No, no io no, il 2-0 sull'Ipsia. Ma 2-0 sull'Ipsia non c'è. Vabbè, però dato che sei una faccia un po' così, diciamo che è meglio che non vieni. Ciao tu. Manna! Ciao,